Presidente, lei ha parlato di ripartenza, non di rinascita per Norcia e per le zone colpite dal terremoto in Umbria. Sicuramente in questa tragedia che riguarda il sisma che ha coinvolto le tre regioni, sicuramente le situazioni gravissime sono quelle che le immagini televisive e l'esperienza di chi sta lavorando nei territori ci restituisce, che è quella delle Marche, quella del Lazio, di questi paesi dove ci sono le vittime, feriti. Noi abbiamo anche il dovere istituzionale di essere operativi oggi nell'assistenza alla popolazione, ma anche immediatamente, ringraziando sin da subito tutto quello che potremmo fare in collaborazione istituzionale, le tre regioni con il governo nazionale, di porci il tema della rinascita e della ripartenza. Nel caso dell'Umbria ho usato il termine ripartenza perché i danneggiamenti che ci sono stati, che sono in alcuni casi anche gravi, hanno protetto le vite umane, quindi io credo che siamo anche in una condizione di poter affrontare anche con uno spirito più robusto il tema immediato, quando la fase emergenziale ce lo consentirà, perché ancora siamo con scosse che si ripetono, di fare le verifiche sugli edifici, sui beni culturali, sulle case ovviamente come prima cosa e gli edifici strategici pubblici e di cominciare a porci il tema anche della ripartenza negli interventi che riguardano le strutture, ma anche la ripresa rapida delle attività economiche. Questa è una terra che vive moltissimo nelle attività dell'agroalimentare e del turismo. Ci sono tanti dipendenti di strutture alberghiere ricettive. Oggi queste strutture che sono in piedi fisicamente, ovviamente sono senza ospiti, quindi dobbiamo porci il tema anche della cassa integrazione, del sostegno alle imprese. Quindi l'Umbria sta affrontando in maniera distinta alcuni di questi temi che affronteremo insieme con il governo nazionale. Questo momento io mi sento di dire vicinanza e solidarietà ai miei colleghi, alle famiglie delle vittime, alle persone che stanno ancora operando nella primissima emergenza, perché nel caso dei comuni vicini, Amatrice, Arquata, Pescara del Tronto, stanno ancora lavorando nelle macerie, nell'identificazione, anche pur avendo trovato le vittime, nell'identificazione di questi corpi e nell'associazione dei nomi alle persone che hanno ritrovato prive di vita. Quindi l'Umbria sta facendo un lavoro che è diverso, fortunatamente anche per quello che negli anni questa regione, con norme, anche con interventi, con impegni finanziari enormi da parte dei governi e dello Stato italiano, ha permesso di proteggere le vite umane. Quindi la gente della montagna è anche una gente molto tenace. Lei prima ha parlato di comunicazione, no? È anche importante che tipo di comunicazione si fa adesso. Lo faremo successivamente, noi vogliamo anche raccontare un'esperienza, non per dire che siamo bravi, ma per dire che questa esperienza deve servire al paese, cioè l'esperienza di alcune realtà che hanno subito negli anni tanti sismi e che ci hanno costretto a misurarci con un territorio che ogni tanto trema, ci ha fatto crescere anche una cultura diffusa non solo delle istituzioni, ma anche dei cittadini, che è possibile con norme, con tecniche, affrontare il tema non della invulnerabilità degli edifici, gli edifici non saranno mai invulnerabili, ma di mitigare il rischio sismico, di ridurlo in modo tale che i danni alle cose non si traducano in danni alle persone. Questa è la sfida che abbiamo e allora l'Umbria in questo caso può raccontare anche sulle sue spalle, su quello che ha vissuto nel 79, dove ci furono morti, nel 97, dove ci furono vittime, per andare per esempio a fare immediatamente i sopralluoghi. Oggi abbiamo messo in questa emergenza anche un po' in sicurezza i tecnici, gli operatori, nel dire che quello che non è urgente e necessario, cerchiamo di farlo tra un po', anche le verifiche. Quello che è urgente e necessario dobbiamo fare subito. Quindi La popolazione probabilmente ha paura che passi troppo tempo prima che possano riniziare le assolutamente no, attività. perché io devo ringraziare moltissimo la Protezione Civile Nazionale ed il governo. Il governo già ieri ha deliberato, il Presidente del Consiglio ha preso gli impegni importanti, già nelle ore di oggi i tre presidenti di regione sono a confronto nel merito del provvedimento. Bisogna anche dire che prima di capire quello che bisogna fare, bisogna avere anche un quadro molto chiaro
dello stato d'emergenza. In questo momento non abbiamo verificato le, per esempio le abitazioni, quindi dobbiamo capire quante sono pesantemente danneggiate, quante le sono lievemente. Credo che i cittadini devono sapere che ci sono le istituzioni, ci saranno le risorse economico-finanziarie e c'è anche un'esperienza che l'Umbria ha vissuto. Poi è chiaro che intervenire con opere pubbliche e con interventi come una casa ci vuole anche un tempo tecnico per realizzarlo, questo è ovvio che sia così. Anche quando agiamo in normalità, per fare una casa non è che si fa in 24 ore, purtroppo. Però l'Umbria potrà affrontare anche il tema con l'autonoma sistemazione, visto che molti edifici sono indenni e quindi lo potremo gestire anche con una maggiore relativa tranquillità. In questo momento siamo ancora in emergenza e credo che dobbiamo avere anche il rispetto istituzionale di una solidarietà a chi oggi, io in questo momento ho incontrato un cittadino che vive a Pescara del Tronto ma ha un'attività economica nel centro storico di Nocera, ha perso 5 persone, io credo che dobbiamo avere rispetto in questo momento di queste persone, poi ce la faremo anche a ricostruire le case e le cose.